Eccoci qua con un nuovo appuntamento. Salviamo la Fondazione Musicale Città di Gorizia. Oltre 200 anni di vita c'ha questa scuola e adesso siamo in procinto di chiuderla. Stanno chiudendo veramente tutto. Ecco qua, siamo alla chiesa di San Rocco, un pienone veramente stratosferico. Qua c'è l'orchestra da camera della Fondazione Musicale Città di Gorizia, e il direttore è Carlo Grandi, un grande personaggio che io lo conosco da tantissimo tempo. Salutiamo anche qua e sentiamo Don Ruggero, l'ho chiamato il partigiano dei poveri. Bene, allora salutiamo Don Ruggero, un grandissimo personaggio, e io l'ho chiamato il partigiano dei poveri, perché è una persona che veramente sta vicino ai poveri. Saluto anche Richard Ghiri, quello della chiesa di Sant'Anna. Bene, allora voglio ricordarvi che qua c'è l'orchestra della Camera della Fondazione Musicale Città di Gorizia, direttore Carlo Grandi, gruppo vocale Spazio Arte di Cristina Cristancic, e poi canterà il soprano Ciriana Zanolla e poi il baritono Eugenio Leggiadri Gallani. Un personaggio, vi devo dire, veramente grandioso. Lui è una persona che va, che fa le tournée in Giappone, in Cina, in America, in Canada. Un personaggio veramente grande. Però adesso ascoltiamo questa direzione, che oggi l'ho visto in maniera veramente grande dirigere questa orchestra, proprio come dire, dobbiamo salvare a tutti i costi questa fondazione musicale. Vai Carlo Grandi. Bene, grandissimo il Carlo Grandi, direttore di questa orchestra e poi di tantissime altre orchestre, perché lui ha diretto in Austria, in Ungheria, comunque un personaggio veramente grandioso. Saluto Laura, la sorella, che è anche compositrice, che sentiremo dopo un brano suo, e anche Carlo Grandi, che dirige, anche lui compone delle musiche veramente speciali. Bene, vi devo dire che veramente
siamo poco tutelati, fanno quello che vogliono, ci distruggono, ci portano via la casa anche per 300 euro, non è che sia la casa tutelata, l'Equitalia adesso tutela la casa, ma le altre, l'Iris ti porta via la casa anche per 300 euro, perciò state molto attenti. Bene, allora andiamo col grandissimo Leggiadri, il baritono Eugenio Leggiadri Gallani. Bene, grande successo di questo grandissimo baritono, lui, come vi ho detto, fa delle tournée veramente grandiose in Cina, in Canada, in America, a New York, conosciuto veramente tantissimo. Andiamo immediatamente con il soprano Ciriana Zanolla. Oh!
Bene, allora salutiamo la grandissima soprano Ciriana Zanolla e invece andiamo con una composizione dedicata proprio alla Fondazione Musicale Città di Gorizia da parte di Laura Grandi, una grandissima violinista che è diventata mamma di recente ed una bella bambina, si chiama Mariana, e il suo caro marito è Stefano, che non mi posso dimenticare. Bene, che ho firmato io il loro matrimonio. Bene, andiamo con questa bellissima musica. Bene, allora un grande successo, una grande ovazione per questa bellissima musica dedicata alla Fondazione di Gorizia, Città di Gorizia, la compositrice, la signora Laura Grandi. Guardate quanta gente che c'era a questa grande manifestazione. Salviamo la Fondazione Musicale Città di Gorizia, dobbiamo salvarla, dobbiamo darci una mossa, cari goriziani, svegliesse, cari, bisogna dire svegliesse perché la gente si deve svegliare. Bene, allora andiamo invece immediatamente con questo bellissimo gruppo vocale Spazio Arte, diretto da Cristina Cristancic. Andiamo a ascoltare.
Bene, grande, grande entusiasmo per questo bellissimo coro e per l'orchestra da camera della Fondazione Musicale Città di Gorizia, direttore Carlo Grandi. Ecco qua il saluto della soprano Siriana Zanolla e del baritono Eugenio Leggiadri Galani. Bene, allora vi devo ricordare, qua c'è stato un grande successo, la gente che si è alzata in piedi. Bisogna alzarsi in piedi, bisogna andare in piazza, bisogna combattere perché non si chiuda questa scuola della fondazione. Se qualcuno che fa le corse da Gorizia a Trieste per Punto Nasi te l'han chiuso, che faccia adesso la corsa per la fondazione, su e giù, che si diverta, su e giù, perché oggi siamo capaci solo a far questo, a fare le firme, a far questo, a far quell'altro, e alla fine non si fa niente. Bisogna andare in piazza, cari amici, bisogna andare in piazza e combattere. Ecco la grandissima come si potrebbe dire, una che scrive, sentiamo, Laura Grandi, la musica come Mozart, cos'è una ci vedi troppo, siamo stanche troppo? Va bene, allora Laura, senti, è una musica semplice, scritta col cuore, col cuore, perfetto, visto che è diventata anche una, io la chiamo la principessa del violino. Comunque, c'è una mia bravissima dieta. Senti, allora adesso parlando in chiaro, no? Adesso tu sei una grande mamma, questa scuola sta chiudendo, speriamo di no. Allora, cosa vuoi dire? Una tristezza in questa città? Tristezza, sì. Tu? Speriamo che non succeda, sì, ma noi no, ci crediamo fino in fondo. Speriamo che ci siano persone con la P maiuscola, si dice. Che abbiano ancora la musica come ce l'abbiamo noi. Perfetto, fategli auguri almeno. Buon Natale. Buon Natale. Grazie mille, ciao. Senti, Carlo, io ti ho visto nascere quasi, no? Perché ti ho visto al parco. Allora, siamo quasi nati insieme. Esatto. Senti, Carlo, è un dispiacere. Ho visto che oggi hai diretto questa orchestra in un modo, come dire, non so, da partigiano, diciamo. Perché erano con grande forza. Diciamo, non so. Che sì, è vero. È vero. Abbiamo una grande energia, diciamo, sì, che c'è l'energia, c'è tutta. E si sente poi a livello di comunicazione musicale, i ragazzi suonano con grande espressività. E questa è la Senti, ma la scuola non deve chiudere, perché Beh, sarebbe un grande peccato per l'arte, per la città, per la musica in genere. Io penso che sarebbe veramente un disastro autentico, artisticamente parlando. Esatto, comunque è sempre la cultura non deve sparire, certo, giusto? Anche perché è un'orchestra che ha suonato anche in ambito internazionale, ha suonato con i solisti della Scala di Milano, ha suonato a Vienna, ha suonato a Budapest, e molte volte forse a Gorizia non si sa quello che questa orchestra va a fare in giro per l'Europa, in giro per l'Italia. Sì, però io penso che ci vogliono delle persone anche con un certo carattere a comandare la scuola, come avevamo il notaio, che io la chiamo una persona con con la P maiuscola, la chiamo. Quello che io. Sì, è stato un bel periodo veramente. Bene. E quello che io penso è che tutto sommato, come dicevo prima, sì, al pubblico si possono chiudere i portoni, si possono suggellare con lucchetti, si può fare tutto, ma non si potranno mai togliere gli archetti di mano a questi ragazzi, che continueranno a suonare per tutta la loro vita esprimendo tutto il loro entusiasmo musicale. E poi tu sai che la musica è la vita, perché certo, io ho notato... È la linfa vitale, io ho notato, la nostra esistenza, la linfa vitale è la nostra esistenza. Senti, io sono andato a fare tante persone, no, gli anni, ho visto che certe donne di 105 anni, 104, bene, a Romance, una capacità straordinaria. Sì, a Romance 107 cantava, vuol dire che la musica ha un potere, no? Una compositrice in città di 105 anni. È la Seghizzi, sì, che è sempre attiva, si sta preoccupando tantissimo per le nostre sorti, scrive musica tutti i giorni, vedi? È estremamente attiva, quindi penso che... Senti, vuoi fare gli auguri di Buon Natale a tutta la comunità? Un Buon Natale di cuore a tutta la comunità. Senti, la e che Gorizia si svegli, perché non speriamo, si può solo... Speriamo, io bla bla. Oggi abbiamo cercato insieme di dare proprio un input di questo tipo alla città, un input a livello emotivo. Esatto. Perché l'emotività proprio è l'essenza della vita. Bene, fai gli auguri. Buon Natale di cuore. Grazie mille, ciao, grazie, buon lavoro. Grazie. Ciao. Abbiamo con noi Don Ruggero, io lo chiamo il partigiano dei deboli, e può essere la parola giusta, il partigiano dei deboli, perché ci vuole una persona che dia una mano alle persone deboli, perché ultimamente c'è poca gente che si dà da fare. Cosa mi puoi dire? No, c'è ovviamente una notevole attenzione nell'insieme,
questo particolarmente nel volontariato e nelle realtà, diciamo, non necessariamente quelle amministrative e quelle di gestione della città. Cioè la città purtroppo soffre di un'incapacità di leggere le situazioni e quindi di un tipo di tamponamento di piccoli buchi o piccole fessure che è un po' come il rampezzo delle strade, per capirci, no? Non si prende di petto un po' la situazione, si tende sempre a raccogliere lo spunto ultimo quasi così per risolvere per un momento il problema, no? E questo fa sì che si esasperino sempre di più le situazioni, per cui effettivamente in questo momento a vedere la città come sta è da rimanere parecchio. Non è mai successo una cosa del genere, scusi. No, è una cosa gravissima per conto nostro, perché tutte le cose che si vedono, i segnali di ogni giorno, l'auditorium che chiude, la scuola di musica che chiude, i negozi, un po' tutto, insomma tutto il quadro, per carità, è certo frutto di un momento difficile, però c'è da domandarsi dove sta l'amministrazione comunale, dov'è esatto, quale risposte ci sia il candidato, perlomeno quale accompagnamento ad una situazione difficile, cioè sentire che c'è una presenza, un esserci, vorrei dire quasi affettuoso da parte anche di chi ha una delega, che non è però un mandato assoluto, mi sembra una delega dei cittadini, dovrebbe essere una cosa assolutamente normale, dovrebbe esserci questo accompagnamento, invece non c'è. C'è un distacco vero e proprio. C'è una guerra fra di loro, a parte tutto. Sì, ma poi sembra che quello che succede non riguardi specificamente questa amministrazione, è come se venisse giù dalla scalogna, dalla sfortuna dal caso. E non è vero. Sa cosa che mi è piaciuto oggi? Il Papa, no? Che non ha nominato i forconi. Oggi ha detto i poveri non possono aspettare, ed è giusto. Sì, ma poi ha detto di più, che sono il sangue di Dio. Cioè è una cosa molto seria, quello che il Papa richiama effettivamente è una lettura della situazione che non può non impressionarci, perché lui le cose le vede da un punto di vista che non ha compromessi con nessuno, che non cerca mediazioni furbe, che non si nasconde dietro il dito delle irresponsabilità, ma ci scuote, ci tormenta, perché noi ci siamo. Ma direi che le istituzioni ecclesiali ci sono, perché noi rispondiamo giorno per giorno al grido dei poveri, non è che rimandiamo a un altro momento. Per quello io l'ho chiamata il partigiano dei deboli, scusi. Ecco, non sono, sta buona. Va bene, io dico questo, sa? No, ma ci sono andato già, ma io so che lei è un personaggio che dà l'anima, ecco. Senta, vuol fare gli auguri adesso a tutti i nostri telespettatori, perché ci vedono anche in tutto il mondo, Don Ruggero? Mica poco. No, io ovviamente faccio gli auguri che il Natale sia pieno di quella speranza che noi nella fede diciamo innescata da quando Dio si è fatto uomo, che ha scoperto la nostra potenzialità dicendoci l'amore che ci vuole. Quindi è chiaro che noi abbiamo davanti alla nostra strada sempre questo a priori di Dio, che sceglie di amarmi al di là dei conti che torneranno alla pari. Mi ama e basta. E questo Natale ce lo riconferma, che Dio continua a volerci bene. Grazie Don Ruggero, ci vediamo alle prossime. Buon lavoro. Auguri di buon Natale. Grazie mille. Fai auguri di buon Natale. Auguri a tutti. E che la scuola? Continui. E guai se no, è vero o no? Di buon Natale. Auguri a tutti. Di buon Natale. Buon Natale. E che la scuola? Di musica, non? Finisco. Esatto, che noi lo chiamiamo Richard. Fai auguri di buon Natale. Auguri di buon Natale a tutti qua. Tanta serenità, tanta felicità a tutti. Grazie mille. Ciao. Bene, salutiamo questa bella famiglia e io voglio chiudere invece con questa bellissima musica che mi è veramente piaciuta, cantata dal baritono Eugenio Leggiadri Gallani. Voglio chiudere questo spazio musicale in onore e in favore di questa grande scuola che esiste da oltre 200 anni e speriamo che ci sia la possibilità di poter combattere contro la chiusura di questa scuola, perché oggigiorno c'è quello della Camera di Commercio che era presidente, adesso da passare un'altra carega, diciamolo, comunque da una carega a un'altra carega, poi c'è quello che fa le corse, da Gorizia a Trieste per il punto Rassite, poi c'è quell'altro che lo mettono come presidente della Camera di Commercio.
e il Di Berdi è giovane, deve imparare. Non abbiamo bisogno di persone che devono imparare, abbiamo bisogno di persone con le P, persone che devono darsi da fare, abbiamo bisogno di persone esperte, ecco, non abbiamo bisogno di persone che devono imparare oggigiorno in questa città di Gorizia che sta morendo pian piano. Bene, allora ascoltiamo questo grande Leggiadri. Bene, allora chiudiamo con questo grande successo e che Gorizia si svegli per tutelare tutte le nostre iniziative. Ci stanno portando via l'ospedale, ci stanno portando via tutto. Bisogna svegliarci, bisogna andare in piazza e combattere. Ciao a tutti.